Ciao fragoline, allora questa è una nuova ricetta per Halloween che voi ovviamente la vedete nella settimana dopo di Halloween. In più vi comunico che vedete tantissime cose di Halloween che farò in questa settimana, per cui scusate se sono un po' troppo, diciamo, sono indietro invece di farlo una settimana prima di Halloween. Comunque, vabbè, a parte questo, vi faccio vedere gli ingredienti per preparare la torta di zucca morbida e umida. Questa è la prima volta che la faccio e volevo farla insieme a voi, spero che ovviamente viene. Allora, gli ingredienti sono 3 uova, 180 grammi di zucchero. Dopo ovviamente li peso, ma vi faccio vedere lo stesso. 300 grammi di zucca, questi sono 500, ma li divido. L'ho presa già tagliata e già pulita perché così non devo far fatica. Poi farina 00, 200 grammi, 50 grammi di amido di mais. Poi 50 grammi, 50 ml di olio di semi, 50 ml di acqua e una bustina di lievito per dolci. Ovviamente per la decorazione invece lo zucchero a velo, che poi adesso vedo, stamperò un'immagine della zucca o buon Halloween con la scritta, così spero di riuscire. Faccio la decorazione, se no la faccio normale con lo zucchero a velo. Adesso vediamo come farla. Ok, questi erano gli ingredienti, ve li metto anche scritti così almeno vi ricordate, e proviamo a farli insieme, per cui iniziamo la preparazione. Allora, procedimento, facciamo la crema liscia e omogenea di zucca. Allora, per prima cosa dobbiamo frullare la zucca e ovviamente mettere l'olio di semi. Allora, mettiamo l'olio di semi e frulliamo la zucca. Dopo aver fatto questo procedimento, che è liscia e omogenea, passiamo a montare lo zucchero che ho messo nella ciotola e le 3 uova insieme. Ok, dopo aver fatto lo zucchero e le uova montate, aggiungiamo la cremina. Allora, io la aggiungo prima un po' alla volta.
scusate, ok, facciamo due cucchiai e poi aggiungo il resto. Che profumo di zucca. Ok, dopo aver fatto questo procedimento dobbiamo aggiungere gli altri ingredienti, cioè farina, amido di mais, l'acqua e lievito ovviamente alla fine. Aggiungiamo questi ingredienti e praticamente la torta è pronta per essere infornata. Per cui procediamo. Ok, l'impasto è pronto, prendiamo la teglia di 24 centimetri, questo qua credo che va bene, non lo so, e la imburriamo. Io ho messo tanto burro perché ho paura che poi si attacca, e allora sono, diciamo, una che mette un po' troppo burro, comunque vabbè, almeno sono sicura che non si attacca. Versiamo l'impasto dentro. Ok, adesso vabbè, io ho riscaldato il forno, lo mettiamo a 180 gradi. Nella ricetta c'è scritto dai 60 a 45 minuti, ma voi controllate la torta ovviamente. Io di solito nel mio forno la lascio 45 minuti perché questo qua è vecchio, e vabbè, comunque dipende dal vostro forno, per cui 180 per 45-30, semmai lo mettete per 60, per cui lo mettiamo dentro, se non si impanna i cellulari, e aspettiamo. Vi ricordo di fare la prova stuzzicadente per vedere se è pronta, così almeno sapete se la torta è pronta o no. Io uso sempre questo metodo qua, così sono sicura al 100% che la torta sarà pronta. Detto questo, ci vediamo dopo che la torta ovviamente sia
cotta e raffreddata, così vi farò vedere anche la decorazione se per caso mi viene. Speriamo, incrociamo le dita, perché quando io faccio le ricette, specialmente che le ho fatte o che lo devo fare per la prima volta, la maggior parte non mi vengono bene e neanche come si deve o buone. Per cui spero che questa volta sia top e che sia buona, giustamente. Per cui ci vediamo dopo. Cotta! Adesso la lasciamo raffreddare e poi faremo la decorazione finale. Questo è il risultato.